tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Furto nella notte al distributore Esso a Bellocchi, è il secondo in questo mese. Catamarano nella tempesta, la notte scorsa lancia l'SOS, salvato dalla capitaneria di porto. Carcere di Villa Fastigi, un detenuto manda all'ospedale un agente di polizia penitenziaria. Palio delle Contrade, al via la terza edizione nella Pineta di Ponte Metauro. Buonasera cari telespettatori di Fano TV, benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia. Parliamo subito di cronaca e di furti, perché a essere preso di mira per la seconda volta in questo mese è il distributore di benzina Esso a Bellocchi. Gli hanno fatto visita ancora una volta forzando i distributori del self-service. La volta scorsa portarono via 7.500 euro tagliando le colonnine in acciaio del self-service. Questa volta hanno portato via meno 6.700 euro, ma i danni sono ingenti comunque e soprattutto l'esasperazione del gestore è sempre alle stelle. Due furti identici nel giro di meno di 20 giorni metterebbero a dura prova i nervi e la pazienza di chiunque. Questa è la terza volta. Dice, mi trovano ormai sempre un po' incazzato, un po' di alterazioni. Però cavolo, ha detto, noi non ci salviamo più. Ho fatto una richiesta anche al sindaco di mettere una pattuglia almeno dei vigili da mezzanotte alle 6, invece di mettere 3-4 pattuglie al giorno per fare solamente le multe ai parcheggi, di guardare un po' anche la nostra economia, insomma, tutte queste fabbriche che c'hanno qui a Rosciano, Cucurano, Bellocchi. No, un servizio in più, a parte che abbiamo anche le guardie notturne, abbiamo tutto, abbiamo le telecamere, però questa gente poi quando li prendiamo il giudice dà un premio, li manda subito a casa, e è questo il sistema. Poi questa notte possiamo ringraziare la polizia, il commissariato di Fano, che ha fatto un servizio ampio qui da noi. Ci sono state, mi sembra, qui 2-3 ore proprio per prenderli, perché prima hanno fatto quello in via Roma, la ISO in via Roma, e loro subito si sono preoccupati che facevano questo e veramente l'hanno fatto. A confronto dell'altra volta hanno preso su 7.500 euro in contanti perché c'è stato un disguido. Ma questa volta invece i soldi sono da 600-700 euro, perché noi adesso tutte le sere li caviamo. Sono le 4 del mattino di oggi, al 113 arriva la chiamata di una persona che, volendo fare rifornimento, si accorge della manomissione della colonnina del self-service e così scatta l'allarme. Arrivano gli agenti del commissariato di Fano, che si mettono subito sulle tracce dei ladri in piena notte. Gli uomini del dirigente Stefano Seretti, che conducono le indagini sull'accaduto, sono in allerta da tempo per questi colpi ai distributori automatici, visti anche i precedenti in altri self-service della città. Stamattina, oltre allo sfogo del titolare, hanno raccolto indizi utili alle indagini. I danni li hanno rifatti, anzi, questa volta li hanno fatti anche di più, perché tutta l'elettronica abbiamo messo un mese fa, l'hanno rispaccata tutta. Questo è il problema. Sotto d'animo dice... E alle stelle, no? E mi pensa come mi devo comportare, questo è il problema. Non saprei nemmeno io come comportarmi in queste situazioni. Cosa dire della politica? No. Ed è questa gente che vanno a rubare da tutte le parti. Bene, rimaniamo sempre nella cronaca, ma andiamo a Pesaro, perché nella giornata di venerdì scorso un detenuto nordafricano di 44 anni del carcere di Villa Fastigi, che deve scontare una pena fino al 2035 per reati di violenza sessuale e furti commessi in Francia, dove verrà estradato appena saldati i conti con la giustizia italiana, ha aggredito una guardia carceraria che eseguiva un controllo nella sua cella, sferrandogli un pugno e rompendogli il setto nasale. Duro il sindacato SAP Marche, che definisce questa un'aggressione tanto brutale quanto violenta, commessa da un detenuto già noto per altri episodi simili.
Ed ora andiamo per mare, perché la notte scorsa un catamarano di 9 metri con a bordo 4 persone ha lanciato l'SOS sul canale radio di emergenza. È da poco passata la mezzanotte e mezza quando, a causa delle forti raffiche di vento e del maltempo che sta colpendo la zona con fulmini, fitta pioggia e grandine, il catamarano a 4 miglia dalla costa pesarese si trova in balia delle onde a causa anche della vela strappata e del motore in avaria. Dal porto di Pesaro esce subito la motovedetta della Capitaneria di Porto, comandata dal capo di prima classe Gabriele Lo Savio, e porta soccorso all'equipaggio di portista e fa rientrare in porto il natante. Ed ora rimaniamo sempre in tema marino, però occupiamoci di un altro argomento, un argomento che ha sempre diviso un po' i pareri e le opinioni a riguardo. Nella ex spiaggia dei cani a Fano è possibile portarceli ancora, ma devono essere tenuti al guinzaglio onde evitare spiacevoli episodi, come è occorso a una nostra telespettatrice che ci ha fatto questa segnalazione e come ci ha mostrato attraverso le due immagini appunto che ci ha mandato, dove appunto ci sono cani liberi in questo tratto di spiaggia che prima era delimitato da una rete, ma che adesso invece è libero, quindi convivono bagnanti e i cani. Noi stamattina siamo andati sul posto per vedere com'è la situazione. Vediamo. Le segnalazioni di alcuni nostri telespettatori ci hanno portato questa mattina qui, in quella che una volta era conosciuta come la spiaggia dei cani. Lo è tuttora, nel senso che comunque c'è un cartello che dice che questa è una spiaggia libera ed è consentito l'accesso agli animali a quattro zampe, ai cani con i loro padroni, però i cani vanno tenuti al guinzaglio. Alcune segnalazioni ci sono giunte per qualche episodio sgradevole, spiacevole, dovuto alla presenza dei cani e al passaggio delle persone che chiaramente attraversano l'arenile. Oggi è una giornata particolare, non è molto affollata e quindi sicuramente magari la presenza dei bagnanti è più scarsa che in altri giorni, ma vediamo e sentiamo un po' anche il parere di chi viene qui in questa spiaggia con il proprio amico a quattro zampe. Da dove venite? Biella. Vedo che lei diligentemente tiene il cane al guinzaglio, insomma. Sì, guinzaglio, anche perché sennò corre dietro agli altri cani. Da dove venite? Da Cremona. Siete qui per vacanze? Ma... vacanze, sì, sono quattro stagioni che veniamo qua. Vedo che però diligentemente lo tieni al guinzaglio. Sì, da quest'anno c'è l'obbligo del guinzaglio e sì, è un pochino più scomodo forse per loro, però è più sicuro per tutti. Poi se la spiaggia adesso è libera, non è più segnata come era prima, riservata ai cani, anche giusto, anche. Sì, se tutti fanno la loro parte. Con gli altri avventori della spiaggia non c'è stato mai... No, ma lei... è tranquilla. È tranquilla. Sì, è tranquilla. Tutto sommato non è non è difficoltoso per lei stare al guinzaglio, ma vedo che anche gli altri cani si adattano. Sì, certo, sarebbe bello vederli correre sempre, però beh, va bene. Il bello. Fatto che ci sia una spiaggia così dove loro possono venire vi ha comunque fatto piacere. Lei ha 9 anni, è il primo anno che viene al mare. È un incentivo sicuramente, perché sennò è difficoltoso poi da gestire, anche perché vabbè, i costi nelle spiagge sono diverse. E poi appunto mancano gli spazi, invece qua c'è spazio. L'unica cosa che noto è che qui manca una doccetta per il cane, ecco. Sì, quello manca. C'è l'acqua salata, poi ci andrebbe anche una gomma, diciamo. Noi abitiamo a Fano. A Fano? Sì. E insomma, venite qui per, per stare con il cane in spiaggia. Teoricamente c'è il cartello che dice cane al guinzaglio, però... Diciamo che se c'è troppa gente lo teniamo al guinzaglio. Okay, quindi stiamo attenti. State attenti in condizioni di flusso di persone. Esatto. Oggi è una giornata un po' scarica. Sì, non c'è nessuno. E quindi era un peccato. È chiaro che oggi, essendo una giornata in cui il mare è un po' in burrasca, è poco frequentata questa spiaggia, però va da sé che in questi casi, come avete anche sentito dai frequentatori, il buon senso e l'educazione di tutti fanno sì che si creino i presupposti per una civile convivenza da entrambi le parti, amici a quattro zampe, conduttori e liberi bagnanti su questa spiaggia.
Nel primo pomeriggio di oggi si è verificato un incidente autonomo in viale Buozzi. Un motociclista di 44 anni a bordo di una moto di grossa cilindrata all'altezza della fermata delle Corriere in viale Buozzi, appunto, per cause ancora in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finito rovinosamente a terra mentre procedeva in direzione Pesaro-Ancona. Sul posto, oltre alla pattuglia dei vigili urbani di Fano per i rilievi del caso, l'ambulanza del 118 che ha trasportato il centauro al pronto soccorso di Fano. Cambiamo argomento, parliamo di eventi che si verificheranno prossimamente. Andiamo a Lucrezia, perché dal 24 al 26 di agosto va in scena l'ottava edizione di Music Square, tre serate sulle note della grande musica italiana ed internazionale animeranno la piazza Giovanni Paolo II a Lucrezia di Cartoceto. Il 24 si partirà con il contest Frammenti e Contaminazioni, che vedrà protagonisti artisti emergenti sia dal vivo che con DJ in console. Il 25 agosto tributo a Vasco Rossi e il 26 sarà la volta di un altro grande protagonista della musica italiana, un tributo a Renato Zero. E sempre in tema di eventi, ma eventi anche questi a breve termine, parliamo di questo fine settimana, la Pineta di Ponte Metauro. Anche quest'anno sarà il luogo ideale dove l'epoca medievale di Fano prenderà vita e rivivrà momenti intensi tra sfide tra cavalieri, giostre e ricostruzioni storiche. Correva l'anno 1399 quando i Malatesta da Rimini decisero di venire con parte della loro corte in pellegrinaggio a Fano, al santuario della Madonna del Ponte, per chiedere la grazia alla Beata Vergine Maria di salvarli dalla peste che stava falcidiando la popolazione in quel periodo senza alcuna pietà. È da questo preciso episodio storico compiuto da Carlo Malatesta che da tre edizioni nella Pinatina di Ponte Metauro il periodo medievale di Fano riprende vita e tradizioni. Il Palio delle Contrade, che è arrivato alla terza edizione, è un bel momento per raccontare bene una Fano medievale che molti non conoscono, ma soprattutto i turisti che la approcciano magari venendo a Fano per la prima volta. È un momento di grande divertimento, di stare bene insieme, con spettacoli veramente di primissimo ordine che vanno dalle gare con l'arco, al tiro alla fune, al palio stesso. Il palio, che tra l'altro è un oggetto disegnato dagli studenti di Fano, che ogni anno vincono, si qualificano per donarlo a una delle quattro contrade storiche in cui è stata suddivisa la città, che si sfidano come una mini Olimpiadi, visto che siamo appena il giorno dopo la chiusura delle Olimpiadi, medievale. Ogni anno questa rievocazione ha avuto un crescendo di gradimento e di pubblico, e ogni anno la Pandorfaccia, che lo allestisce, ha lavorato e aggiustato il tiro, è proprio il caso di dirlo, per mettere a punto un evento di chiusura dell'estate fanese che fosse all'altezza e lasciasse nei cuori di chi lo visita un bel ricordo. E anche quest'anno migliorie e nuovi appuntamenti non mancheranno. Le novità sono tantissime, elencarle tutte ci fa difficoltà. I Fiori all'Occhiello sono la doppia area spettacoli, quindi avremo due aree spettacoli che andranno in contemporanea sia nella Pineta Bassa che nella Pineta Alta. Ci saranno esibizioni molto nuove, sia del nostro gruppo che di gruppi ospiti. Faccio un esempio, i Bambini Sbandieratori, che per la prima volta li portiamo a Fano e che già preannunciano la prossima gara che ci sarà il prossimo anno con tutti gli sbandieratori d'Italia Fano. Ci saranno i gruppi di Monte Cassiano, ci saranno i gruppi balestrieri, la Pineta Bassa rivivrà. Ci saranno tanti nuovi spettacoli, tante nuove attrazioni che negli scorsi anni non si sono viste. Più verrà, sarà sempre la tribuna, la possibilità di mangiare, quindi anno per anno verrà evoluta. Quindi speriamo anche quest'anno, siamo anche un po' convinti, che quando entrerete sarete nuovamente stupiti come lo scorso anno, e quando siete entrati avete trovato la tribuna e tutto quello che è. Anche quest'anno vi stupiremo con nuovi effetti speciali. Bene, d'ora una comunicazione utile agli abitanti che abitano appunto nella zona di Via Trave, perché l'assessorato ai lavori pubblici ci ha fatto sapere che nella giornata di domani inizieranno i lavori di asfaltatura, che dureranno alcuni giorni appunto in Via Trave, con divieto di transito
all'altezza di via Frusaglia, dove vigerà anche lì un divieto di transito fino a via di Villa Tombari. Successivamente si passerà in via Fanella. Inoltre, sempre nella giornata di domani, verrà effettuata la segnaletica orizzontale in viale Gramsci. E sempre in tema di eventi, parliamo di uno che si è appena tenuto questo fine settimana, sempre con un grande successo. Siamo al Cario di Monbaroccio per la festa tanto acclamata e tanto golosa della Tagliatella. Migliaia e migliaia di porzioni di fumanti tagliatelle condite con i migliori sughi possibili, ma rigorosamente fatti a mano, anche quest'anno sono passate nei piatti al Cairo di Monbaroccio per la 10ª edizione della Festa della Tagliatella. Una formula ben rodata e che ogni anno attira persone da ogni parte della regione e anche dalla vicina Romagna, dove di tagliatelle se ne intendono, a conferma che quelle che passano qui sono veramente di altissimo livello. La nostra tradizione ormai è nota perché per la tagliatella e per la gastronomia. La gente, ci sono gente che viene tutte le sere proprio per assaggiare i nostri, diciamo, prodotti nostrani. Il cibo si fa come una volta, i tempi di una volta. È una cosa che piace alla gente della città, specialmente che ieri sera c'era gente di Rimini, di Cattolica, di Fano, di Iesi addirittura, solo per assaggiare i nostri cibi e per stare con noi, che è una festa ormai diventata non regionale ma al di fuori della nostra regione. 4 giorni fitti di appuntamenti dove con tanta passione e cuore gli organizzatori hanno fatto di tutto per dare ai visitatori il meglio del territorio. Abbiamo avuto un grandissimo successo, la gente ce n'è stata tantissima, le tagliatelle sono esaurite, meglio di così non poteva andare. Volevo ringraziare comunque tutti gli sponsor, tutti coloro che ci hanno aiutato, tutto il comitato organizzatore. Un grazie a tutti, un grazie a tutti i presenti, un arrivederci al prossimo anno. Bene, in chiusura vi diamo una informazione utile anche per questa sera, perché alla BCC Arena a Tre Ponti per la rassegna dialettale si esibirà la compagnia pesarese Il Faro di Franca Mercantini, più volte protagonista nei Barzellettieri, che porta in scena proprio un suo testo, la commedia Se naviga da Schutt. Bene, grazie per la vostra attenzione, io mi fermo qui, termina questa edizione di Occhio alla Notizia che naturalmente tornerà domani sera. Grazie a tutti voi e buona serata.